vieni qua. Se ne scappa, vieni, pupi. Chi vuole la pappa? Tu vuoi la pappa? Qualcuno che vuole la pappa. Ma tu vuoi la pappa, tu? Vuoi la pappa, tu? La vuoi? Sì, eccola, te la do. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way to fade, in my heart I understand. I made my move, it was all about you. Now I feel so far removed. You're the one thing in my way. You were the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Non c'è niente di meglio che iniziare la giornata con una spremuta d'arancia. Oh, ecco, vabbè, con un disagio, con un disastro. Non c'è niente di meglio. Vitamina C contro il raffreddore. Fa tanto, tanto bene anche alla pelle. Yummy. Ragazzi, ho appena fatto uno starnuto bevendo la spremuta d'arancia. Come stufate? C'è qualcosa che non quadra. Qualche quadra che non cosa. C'è qualcosa che non va. Maron, meglio che mamma che truccaia. Faccio un poco spaventare i bambini. E non è il caso. A Natale siamo tutti più buoni. Buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Ragazze, guardate qua che belle arance che ho. Super profumate che mi ha portato mia mamma dal nostro alberello. Mi viene in mente gli Instagram story che fa Stefano De Martino, non so se lo seguite. Madonna, lo adoro, è troppo buono, è buono e buono, è buono, è buono e fresco. Lui dice sempre questa cosa del Portogallo, il Portuallo. Mi viene sempre in mente quando vedo l'arancia. Comunque, adoro le arance e anche Stefano De Martino. Comunque ragazzi, sono troppo belle, arance bio, biologiche, naturali del nostro orticello. E comunque ragazze, oggi io mi sento una vera schifezza. Ma quando mai, direte voi? Ormai questi vlog stanno diventando tipo uno sfogatoio. Tutte le persone sono felici per Natale e io praticamente sto sempre qua a lamentarmi di questo Natale, di tutto, della mia vita. No, ma davvero, allora mi sta succedendo sta cosa. Vi prego, ditemi se... Cos'è? Ah, una firma, cioè, che cos'è quella cosa nera? Lascia la pupi che ovviamente se la dorme. Amore, ma dormi sempre tua mamma? Guardate, non vuole sapere proprio nulla, lei così si nasconde. Gigi, no, non voglio sapere nulla. E quindi vi sto dicendo questa cosa. Ditemi se capita anche a voi. Cioè che praticamente io non sto dormendo un cavolo la notte. Mentre io prima ero abituata a tipo a dormire tantissimo. Mi alzavo sempre tardi. Perché comunque lavorando molto spesso a computer la notte. Comunque andando a dormire molto tardi. Mi svegliavo comunque tardi la mattina. E invece adesso mi sta succedendo che comunque la sera vado a dormire tardi. Perché alla fine mi sistemo le cose a computer per i video. Li monto, li edito. Quindi lavoro comunque la notte, però la mattina, tipo, non lo so, a volte tipo alle 7:30, alle 8 massimo, comunque mi alzo e quindi alla fine, dato che sto andando a dormire tipo alle 4, alla fine sto dormendo 3-4 ore a notte e quindi ho perennemente durante tutto il giorno questa sensazione di sonnolenza e gli occhi che praticamente, sapete, se presente mi cala la palpebra, così io, cioè mi vorrei mettere tipo gli stuzzicadenti tipo alla Tom e Jerry negli occhi, perché davvero... Sto tutto il giorno con questa a voglia a prendere caffè, tè, verde, tutto, niente, quindi non so, cioè guardate, c'ho il viso, infatti alcune volte voi mi dite, Madò, come sei triste in questo video, in realtà è vero che comunque non sto passando un periodo bellissimo, dai, Viva mille una notte, no? Che lo sguardo stanco, tipo, perché non ho dormito e stanco sembra triste, quindi non so come venire fuori da questa cosa. Voi, non so, datemi dei consigli, una botta in testa, no, ma la notte io comunque non riesco ad addormentarmi tipo presto, quindi mi addormento sempre tardi, anche perché comunque c'ho da fare, eccetera. Però la mattina, zac, volte tipo alle 7, io dico, ma che, sto da 2-3 ore a dormire, già mi sono alzata, quindi non lo so, per quale motivo, c'ho i pensieri, ragazze, c'ho i pensieri. E
E voi come ve la passate? Come vi butta? Che farete a Natale? Ah, la domanda che odio, che fai a Natale? Che fai a Capodanno? Avete fatto regali? Ah, sto male, vi giuro. Io non... No comment, ragazze, no comment, vi prego. Vorrei ritrovarmi a luglio al mare, al sole, ad abbronzarmi, che sono bianca. Uffi. Vabbè, vabbè, vediamo un po' cosa fare. Devo lavoricchiare a computer, devo cucinare, devo magnare e c'ho un sacco di cose da fare. Iniziamo. Pronta, pronta, pronta per andare in palestra. Mi sono messa questi leggings che sono quelli là che già conoscete, che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi video. Haul, che mi piace tantissimo, veramente tanto, tanto, tanto. E poi questo qua che avevo comprato un po' di tempo fa. E praticamente non sapevo mai come metterlo, che alla fine è di felpa, no? Sotto ho messo il top sportivo. Però alla fine, cioè d'estate tipo faceva caldo, ma non lo so se in palestra suderò, se avevo freddo, non lo so, è un po' strana come cosa, però insomma la voglio sfruttare perché ce l'ho comunque nell'armadio e non lo indosso. Vedete, c'ha la fascia laterale, leggings, è troppo bellino. E niente, adesso me ne vo, mi vado ad allenare che non vedo l'ora, oggi gambe, quindi evviva, devo fare gli stacchi, devo fare tante cose pesantissime, mi piace tantissimo, quindi vado. Ho già preparata tutte le cose, il pigiamino, la vestaglietta, le pantofoline, perché quando torno vorrei girare la night routine, quindi anche se sarà molto tardi che torno dalla palestra, voglio assolutamente fare questo video perché voi me l'avete richiesto in tantissimi. Yeah, like. Sopra mi sono messa quest'altra felpetta, che anche questa qua l'ho comprata da Telly Whale. E poi vabbè, metterò ovviamente anche il giubbino, è ovvio, se no muoio di freddo. E voi che fate, ragazze? Vi state allenando? Cosa state facendo? State andando in palestra? Fatemi sapere i vostri progressi. Adoro questo quadretto che c'ho qua proprio vicino allo specchio, no? Qualunque cosa tu deciderai di fare, assicurati che ti renderà felice. È proprio il mio motto per la vita. Praticamente anche su Instagram l'ho scrissi, ma lo dico sempre questa cosa, che questo quadro io l'ho comprato proprio per questo motivo, perché quando ho letto questa frase ho detto vabbè, questa è la mia frase, quindi me lo devo appendere in camera e deve stare là, perché io credo tantissimo in questa cosa, che per essere felici ci vuole coraggio, ci vuole veramente coraggio per essere felici, bisogna molto spesso rischiare, bisogna avere le palle, scusate il termine, però sì, non bisogna accontentarsi, bisogna capire ciò che vuoi veramente e prendertelo con tutta te stessa, perché la vita è una sola e la cosa più importante, secondo me più difficile da fare, è capire cosa vuoi, cosa ti piace, cosa ami e devi farlo senza riserve, non devi mollare mai, devi farlo e devi ottenerlo, quella è la cosa, non devi accontentarti di qualcosa di semplice, di un ripiego, di un... ma in qualsiasi ambito, come nel lavoro, nell'amore, nelle amicizie, nella scuola, in tutto. Ci vuole coraggio per essere felice e dovete pretendere la felicità. Io sono determinata ad avere la mia felicità, ad essere felice e a raggiungere la mia felicità in ogni ambito. Quindi non mi accontento. Se una cosa vedo che mi fa stare male, se una cosa vedo che non mi piace, non mi dà felicità, mi metto in gioco, mi metto in ballo, mi inizio a pensare, inizio a stravolgere la mia vita perché voglio essere felice, perché lo scopo della mia vita è la felicità, quindi non mi accontento di una finta felicità, non mi accontento del contentino, non mi accontento del contentino. Sono così io, sono molto molto dolce e sensibile, ma sono anche molto molto determinata, testarda, forte, concreta, quindi mi piace stare bene, mi piace essere felice. E lo sarò giorno dopo giorno. Io sono sempre più felice perché per questo motivo, perché qualunque cosa faccio mi piace. Il mio lavoro, ad esempio, mi piace. Le cose io le faccio con passione perché mi piacciono, perché mi rendono felice. Quindi se una cosa mi fa stare male, zac, mi fermo, mi metto in gioco, rifletto e decido, scelgo.
Affronto, anche se è una cosa che mi fa stare male, però io sono troppo determinata ad essere felice, quindi non posso stare male, non posso accontentarmi di una cosa che mi turba e mi fa stare male. Non so voi se avete capito il senso di quello che ho detto e se la pensate come me. La linea sottile che ha sempre accompagnato la mia vita, sempre, da quando ero piccola a quando ad adesso. Cioè, io sono una persona molto molto ottimista, molto che ama la felicità e ama stare bene. Quindi, devo inseguire i miei sogni e la mia felicità a tutti i costi. Cenetta, tornata a casa. Post workout mi faccio il riso basmati e questo bel salmoncino fresco che io però ho surgelato, l'ho scongelato stamattina. Le verdurine, già ho preparato queste verdurine, le verdure, qualcosa me lo preparo con anticipo, perché sennò quando torno dalla palestra è un casino. Qua ci ho messo zucchine, sedano, carote e un po' di sesamo. Aspetto che bolle e cucino. E questa è la vita da single, single disperata. Ma non mi lamento, dai. E voilà! Abbiamo riso, abbiamo verdurine, abbiamo riso ancora montagna con salmone, abbiamo altro salmone e qua abbiamo ancora un po' di rucola con altro salmone. Buon appetito a me! Piano piano devo mangiare tutto e tantissimo. Ho tanta fame, ho tanta fame. Sto scendo ragazzi, il mio outfit che praticamente è quel vestito che voi avete visto nell'ultimo video a Haul con la Nancy. Abbiamo fatto due video, uno sul mio canale e uno sul suo, ed è bellissimo, lo adoro, con tutti questi inserti, le trasparenze, è adorabile. Dietro è così, vabbè, tanto già lo conoscete che l'avete visto nel video, è così ed è bellissimo, è adorabile, sembra fatto cucito apposta per me, perché alza il pennello. Come vi ho detto, i vestitini di questa marca sono veramente bellissimi, lo adoro. Anche le scarpe, ve le ho mostrate in quel video, sono nuove. Yeah, mi piace questo outfit. Questo rossetto tipo bordeaux molto bello e niente, questo è l'outfit, spero che vi piaccia, fatemelo sapere. E buona serata. Il video e vado a dormire sperando di riuscirci. Vi auguro la buonanotte, mi raccomando, sostenetemi con tanti like. I vostri like e commenti sono per me un toccasana in questo periodo. Fate sentire il vostro affetto e ne ho bisogno. Buonanotte. Ciao.